Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo. Ho visto morire il mio bambino, la madre del giovane che è morto con la moglie pochi minuti dopo essersi sposato. Quella che sarebbe stata una giornata accattivante, piena di ricordi indelebili in mezzo al sogno realizzato di una giovane coppia che si era amata fin dall'infanzia, e che finalmente era stata unita in matrimonio fino a morte li separi, finì nel migliore dei casi tragedia deplorevole. Non erano passati 5 minuti da quando Harley Jo Morgan, 19 anni, e la sua ragazza Rhiannon Boudreau Morgan, 20 anni, avevano detto sì per sempre con una cerimonia civile. Il matrimonio ha avuto luogo il 23 agosto, presso il complesso del giudice della pace della contea di Orange, nella regione di Beaumont Port Arthur, nel Texas sudorientale. La famiglia stretta era presente alla celebrazione del matrimonio civile dopo anni di relazione della giovane coppia, ora tutti si univano alla sua felicità. Subito dopo l'atto, la coppia è salita in macchina, seguita in un altro veicolo dalla madre dello sposo, Kenya Morgan, e da sua figlia. Ma improvvisamente, la gioia del momento è stata offuscata da una calamità del destino che ha finito per uccidere immediatamente i giovani mariti e la cosa più straziante è che la madre e la sorella di Harley hanno assistito a tutto. Mentre si avvicinavano all'autostrada 87 nella zona, un camion ha speronato l'auto bianca su cui stava viaggiando la giovane coppia e sono morti in quel momento. Tuttavia, il conducente dell'altro veicolo è rimasto completamente illeso. Il furgone trasportava un rimorchio con un trattore, ha rivelato una dichiarazione del Dipartimento di Polizia di Orange. Dopo aver assistito alla tragedia, la madre del giovane non trova alcuna consolazione dopo aver perso il figlio del suo grembo, la nuora, che amava come una figlia. Piena di coraggio, ha rilasciato dichiarazioni ai media locali. Ho visto morire il mio bambino. Porto ancora il sangue di mio figlio perché stavo facendo tutto il possibile per farlo scendere dalla macchina, ha dichiarato. È un'immagine che mi perseguiterà per il resto della mia vita. Non lo dimenticherò, non se ne andrà mai. Vedrò che il camion ha investito il mio bambino e l'ha ucciso, ogni notte della mia vita, per il resto del tempo che sarò sulla terra, furono le sue cupe parole. Se hai tuo figlio a casa, corri ad abbracciarlo perché non ce l'ho più, ha concluso tra le lacrime. La giovane coppia aveva programmato di organizzare una festa più grande con la famiglia e gli amici il 20 dicembre, ed erano pieni di progetti per costruire una vita insieme. Mandiamo un messaggio di solidarietà alle famiglie di questi giovani, non ci sono parole che possano confortare e farci capire perché una coppia così giovane con tanti sogni e illusioni davanti finisce tragicamente i loro giorni. Ci auguriamo che da lassù siano loro ad accompagnarli e a dare loro la forza di cui hanno tanto bisogno. Condividi questa notizia. Grazie per aver visitato il nostro canale. Ti prego di iscriverti a questo canale e condividerlo per aiutare le mie figlie. Questo canale non ti addebiterà mai l'iscrizione. Grazie per averlo fatto. Dio ti benedica moltissimo.